Buon salve a tutti quanti ragazzi, iniziamo la nostra preparazione al pre-release e a quello che sarà il limite di Ixalan con una delle quattro tribe, dei quattro archetipi presenti sul piano, ossia quello dei graziosi sirenetti tritoni che popolano le acque e i ruscelli di tutto il piano. Iniziamo dal primo tritone, per rarità e leggendarietà. Tishana, voce del tuono, è una mitica che urla comanda a piena voce. Il paragone con un altro comandante tritone blu-verde, cioè Zegana da Ravnica, è più che azzeccato. L'abilità Enter the Battlefield di Tishana ci consente di riempire la nostra mano pescando carte pari al numero di creature che controlliamo. Usandola come comandante e quindi potendola rimettere in gioco più volte in una partita, è il modo migliore per sinergizzare la sua abilità. Ovviamente anche in Limited poter giocare un'eventuale bestia che ci fa pescare carte pari alle creature che abbiamo in gioco non è male. Ma essendo una mitica, devo essere sincero, non mi aspetto di vederla così spesso in giro tra i vari tavoli. Sebbene sia innegabile che per quanto riguarda lo standard i tritoni possono sfruttare la coppia di colori blu-verde, l'archetipo è comunque utilizzato anche in altri formati come Modern e Legacy, con l'eccezione del monocolore, ossia il blu. Dall'alba del gioco i tritoni sono stati una delle tribù più supportate e quella più associata al concetto di Lord, ossia una creatura capace di aumentare le statistiche delle altre compagne dello stesso tipo. Il blocco di Lorwyn ha portato poi un grosso contributo al rafforzamento dell'archetipo che è andato via via a consolidarsi con le successive uscite. Ora è il momento di Ixalan di far di nuovo brillare questo tribale e la carta più rappresentativa di questo nuovo passo avanti è Kopala, un mago tritone leggendario che rende più difficile colpire i tritoni rendendoli bersaglio di magie o abilità. Un'abilità di protezione molto simile a quella di Kira, grande tessivetro, solo che ora stampata su un tritone. Nonostante l'inclusione di Kopala nelle liste di tritoni sia quasi scontata, Ixalan ci offre anche altri interessanti utility come la furtiva del mare e le acque di fondalinfa. La prima è una piccola tritona, piccola per statistiche e costo di mana, ma imbloccabile e facilmente ingrossabile dalla sua abilità e dalle abilità da Lord degli altri tritoni. Il secondo invece è un incantesimo che mette in gioco tritoni piccolini ma dotati di antimalocchio ogni volta che lanciamo una magia tritone. Quest'ultima effettivamente cozza un po' con la strategia basata sull'utilizzo di fiala eterea, ma l'idea di poter giocare anche solo una pedina con Hexproof a turno, da ingrossare poi con i vari Lord, non è da scartare. Come ultima carta degna di nota vorrei citare l'Apprendista Plasmatrice, 2-1 a costo 2, capace di ottenere un'abilità evasiva come volare grazie alla presenza di un altro tritone in gioco. La strategia peculiare dei tritoni di Ixalan, che noi dovremo quindi cercare di padroneggiare e sfruttare meglio nel Limited, è quello di acquisire particolari abilità dai segnalini più 1 più 1. I modi per ottenerli sono diversi, esplorando ad esempio, utilizzando magie apposite, oppure abilità tipiche dei tritoni. Da notare però che tutte queste abilità, tranne l'ultima, bersagliano solamente tritoni e che quindi o bersaglieranno loro stessi o ci forzeranno a costruire un mazzo fortemente tribale. Quale modo migliore di sfruttare al meglio tutti questi segnalini? Grazie all'araldo dei ruscelli segreti, una rara, o per meglio dire la rara, sulla quale decideremo di costruire l'archetipo tritoni basato sui segnalini o un mazzo col blu che sfrutta creature con esplorare. Menzione d'onore all'errante della crescita rigogliosa, che non è un tritone, ma comunque si sposa molto bene con entrambe le strategie, prendendo segnalini quando esploriamo e facendoci guadagnare vite. Tra i tritoni da citare per il pre-release che non sfruttino i segnalini, abbiamo l'Araminga dei Venti, utilizzabile volendo anche in Obiteaching da Pauper e lo Scultore di Burrasche. Il suo drawback di farci riprendere una creatura in mano potrà sembrarci pesante, ma se l'associamo a solidi effetti Enter the Battlefield, come ad esempio quello della tessitrice di idrotrappole, ecco che quello che potrebbe sembrare uno svantaggio diventa un ottimissimo ed efficace vantaggio. Però il tritone più forte per il Limited, ossia un formato totalmente basato sull'interazione e sullo scontro tra creature,
è la convocatrice di tempeste, che solo entrando in gioco tapperà tutte le creature nemiche permettendoci di attaccare indisturbati. Un'ultima menzione d'onore va all'unico tritone che non sono riuscito a comprendere, il campione di fonda linfa. Ha un costo e delle statistiche di tutto rispetto ed un'abilità capace di renderlo sempre più grande e pericoloso, ma il suo colore e la restrizione delle magie non creatura mi fa porre delle gravi domande su quali sia effettivamente il suo posto all'interno del gioco. Questo era il primo serio building around che vi ho proposto. Fatemi sapere cosa ne pensate tra i commenti del video e su Facebook. Ci vediamo domani quando parleremo di una delle nuove tribe di Ixalan.